Avete presente che in una certa società può capitare che la gente pensa certe cose che un extracomunitario non penserebbe, quindi in quella società ritengono quelle cose vere, ma in un'altra società non le ritengono vere e forse sono false. Oddio! Non sto dicendo che tutti gli italiani hanno le credenze o convinzioni che sto per condividere, ma nella mia esperienza tante persone credono a queste cose, però voglio disputare, voglio discutere e capire se sono veramente vere o false e magari ci potete riflettere e decidere anche per voi se sono vere o false. Iniziamo con un esempio banale, che gli americani mangiano ketchup sulla pasta. Io sono americano, quindi posso garantirvi che nessun americano, che almeno io abbia mai visto nella mia vita, non ha mai mangiato ketchup sulla pasta. Però quando sono stato in Francia, lo sapete chi l'ha fatto? I francesi, non sto scherzando. E quando lo fanno, hanno una faccia così seria e tranquilla come se fosse una cosa... come se fosse una cosa normale. Non è normale per niente e ho reagito nella stessa maniera che avreste reagito voi, quindi sono stato scioccato quando ho visto un francese mettere ketchup sulla pasta e ho detto: ma che cazzo stai a fare? Quindi chiariamo questa cosa subito: gli americani non mangiano ketchup sulla pasta. Andiamo ad un'altra convinzione. Oddio, questo non l'ho mai capito e penso sia solo una cosa italiana a cui si pensa, che l'aria condizionata fa male. Essendo di nuovo americano, vengo da un paese che ama l'aria condizionata e magari siamo noi che sbagliamo, ma quando lo uso non divento mai malato, sto sempre bene, anzi sto meglio con l'aria condizionata perché così durante l'estate non muoio di caldo e durante l'inverno non muoio di freddo, quindi usiamo riscaldamento ovviamente nell'inverno. Nella mia esperienza con gli italiani odiano l'aria condizionata. Anche se dentro la casa fanno 30 gradi, dicono: preferisco sudare e morire di caldo piuttosto che essere malati a causa dell'aria condizionata. Non so veramente se l'aria fredda ti rende malato. Può essere. Sto solo disputando questa credenza, questa convinzione. Ditemi che ne pensate voi, però io 26 anni di vita con aria condizionata non mi ha mai fatto stare male. E a proposito di aria, andiamo alla terza convinzione che non sono convinto sia vero io, ovvero che colpo d'aria, questa cosa ti fa venire la febbre. Quindi cos'è stato un colpo d'aria che adesso sto male? Mi ci è voluto tanto per capire comunque cosa volesse dire un colpo d'aria. Ho dovuto cercare traduzioni. Non sto scegliendo una parte in questo discorso, sto solo dicendo che non sono convinto che sia vero. Basta. Allora, il quarto è: dovete seriamente dirmi se questo sia vero o falso. Se hai cibo nel surgelatore e lo tiri fuori e viene scaldato, però poi non finisci quello che hai tirato fuori, quindi lo rimetti nel surgelatore, adesso non si può più mangiare perché surgelato normale, surgelato non si può fare. Di nuovo, nella mia esperienza facendo così, non è che il cibo diventa rovinato, però mi sa che la credenza in Italia è che non si può fare così. Non sono convinto, si può fare così secondo me, però come sempre, magari mi sbaglio io. Ditemelo voi, che ne pensate? Boh, lasciate un commento. Oddio, questo prossimo. Immagino e spero che la maggior parte di voi non lo pensa davvero. Gli americani sono stati i primi sulla luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin sono andati e hanno messo il piede sulla luna e hanno detto: one small step for man, one giant leap for mankind. C'è chi crede veramente addirittura che tutto questo è un complotto, che è stata una scena di un film organizzato molto molto bene per confondere i russi o qualcosa tra di loro con la guerra fredda e tutto questo misto di storia complotto che io non ho mai capito, che vuole dire che non è veramente successo. Quindi
Sono rimasto deluso questa volta perché ero un tipico americano fiero e patriottico e dicevo, woo, finalmente l'America ha fatto una cosa buona, siamo stati sulla luna. Però questo poi è stato ridimensionato da tanti italiani. Che ne pensate voi? Sul serio, lasciate come sempre un commento. Gli americani sono stati sulla luna per prima? È veramente successo? Che ne pensate? Lasciate il commento. E questo ultimo dobbiamo parlare seriamente perché questo è un discorso molto serio. Sto parlando di 9/11, come lo chiamiamo in inglese, Torre Gemelli. Se è successo un di nuovo complotto americano da parte di George Bush e i suoi amici, o se è stato veramente Al-Qaeda e tutto loro che hanno complotto. Avete capito che cosa voglio dire? Non pensavo che la teoria che fosse George Bush, eccetera, fosse veramente considerata come una realtà possibile. Però, come sto dicendo sempre in questo video, gli italiani mi hanno detto che un sacco di loro pensano che sia stato gli americani stessi a fare questo per motivi di guerra e benzina e olio, tipo roba del genere. Non voglio far pesare questo video, non voglio iniziare un litigio o qualcosa, perché tanto è successo ormai 20 anni fa. Ma comunque, che ne pensate? Quali sono i motivi per crederci o non crederci per tutte queste cose che ho elencato in questo video? Sarei veramente, veramente interessato a sapere tutto quello che voi pensate di questo. E quindi ecco, basta così. Se voi avete altre convinzioni a cui non ho pensato, che voi pensate siano vere, ma altre persone direbbero siano false, però siete convinti che siano vere, condividete tutto quello e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, è stato un piacere condividere i miei pensieri con voi. Sono Briller e vi saluto alla prossima. Peace.